Il fatto che ci sia un'associazione come Libera che tiene viva l'attenzione sul tema fondamentalmente delle infiltrazioni mafiose nel territorio è una cosa importante. Abbiamo visto diciamo dall'inizio, dagli sviluppi di questa inchiesta, che ci sono vari livelli di infiltrazione e i filoni di indagine sono diversi e riguardano non solo il CEU ma anche altre tematiche. E quindi è fondamentale per noi che sia tenuta viva proprio l'attenzione da parte non solo delle associazioni che sono fondamentali ma anche delle istituzioni come quella che io rappresento, perché dobbiamo tutti vigilare su quello che succede nei nostri territori, specie quando ci sono poi anche implicazioni di tipo ambientale e quindi diventano proprio un problema anche poi di gestione del territorio. Quindi noi come amministrazione che siamo a tutelare il comune di Bucine e la bellezza e la ruralità della Val d'Ambra, mi fa piacere che oggi ci siano anche altre amministrazioni del Val d'Arno, perché quello di questa indagine è un livello non comunale ma di tutto il Val d'Arno, anzi di tutta la regione. Come dice giustamente il titolo, il problema è il CEU in Toscana, ci sono oltre 15 siti diciamo interessati da questo problema e da queste indagini. Quindi, tant'è vero, c'è anche il Comitato della Valdelsa oggi qui, partecipa, si stanno facendo iniziative in tutta la regione. È importante appunto proprio per mantenere viva l'attenzione e che la gente sia consapevole che dobbiamo vigilare perché il nostro tessuto sociale e economico rimanga sano e non venga contaminato da fenomeni che lo distruggerebbero. Sono sicuramente tutte iniziative di sensibilizzazione, sono prese di posizione che da parte nostra, da parte delle istituzioni locali, sono assolutamente doverose. Certamente non è quello di stare la camminata, la marcia, non è che stando semplicemente incolonnati si possa risolvere questo problema, ma sicuramente è un segnale che vogliamo dare ai nostri cittadini. Il segnale di stare dalla parte giusta e soprattutto quello che quotidianamente ognuno di noi può scegliere di vivere con un atteggiamento a favore della legalità. Come sappiamo la mafia c'è, la mafia è intorno a noi e noi abbiamo avuto la fortuna in Val d'Arno di avere una grande personalità, Fulvio Tortolici, che ogni anno ci ha messo al corrente anche degli episodi di criminalità di associazione mafiosa che purtroppo si consumavano intorno a noi. È una mafia che è cambiata, che non si presenta più con la pistola ovviamente, ma si presenta con la giacca e la cravatta, quindi bisogna stare assolutamente attenti da tutti i punti di vista, istituzionalmente parlando, ma sicuramente anche le aziende, i cittadini che devono scegliere e devono ricevere sempre un alert quando si presentano delle scorciatoie, sicuramente nascondono qualche percorso che non è legale.